A Roseto degli Abruzzi, l'Associazione Guide del Borsacchio, assieme anche ad altre associazioni del territorio, dicono no al progetto proposto da RFI sull'installazione di barriere antirumore alte fino a 12 metri rispetto al piano stradale, poste su entrambi i lati della massicciata per il tratto di 6 km di linea ferroviaria circoscritto tra via Tamigi e via Riccitelli. Una barriera che può andare dai 6 addirittura ai 10-12 metri non è stato ben specificato, che chiude totalmente la linea del mare, la Brezza, non è proprio un progetto che ci aggrada, così come non è andato bene alle Marche, alla Liguria, che tutti i comuni costieri sono insorti, sia i cittadini ma anche gli enti locali, per evitare questo episodio. Lo scopo da parte di RFI è quello di mitigare l'inquinamento sonoro, ma questa mitigazione per l'associazione ambientalista ha un costo enorme in termini di sostenibilità e decoro. E non è un caso che in tutte le regioni nelle quali le barriere sono state finora proposte si è trovata resistenza nella popolazione e negli enti locali che unanimemente si sono opposte. Le guide del Borsacchio inoltre sono contrarie anche allo spostamento della linea ferroviaria verso l'interno del territorio. Diciamo che noi siamo sempre per il dialogo. Abbiamo chiesto al Comune, ma anche alla Regione, con cui c'è già un canale con il Presidente, di fare un incontro, non tanto con noi che siamo un'umile associazione, ma proprio con i cittadini, per confrontarsi, vedere il progetto e magari lanciare un'idea più complessiva. Cioè, da settembre 2022 c'è un progetto di arretramento della linea ferroviaria. Allora, perché non estendere questo progetto a Roseto e creare un hub ferroviario sulle colline, anche merci, in modo tale che quei treni molto rumorosi, soprattutto i treni merci, possano passare sulla linea, seconda linea ferroviaria sulle colline e creare un hub che porti anche delle aziende, che dia occupazione sul territorio. Diciamo, il momento di costruire il futuro è adesso. Se non ci pensiamo ora, fra 20 anni sarà troppo tardi.